tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore. 29 gennaio 1951. Sul programma nazionale della RAI, la voce di Nunzio Filogamo annuncia per la prima volta il Festival della Canzone Italiana. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. L'evento si tiene a Sanremo, presso la Sala delle Feste del Casinò. Perché vuoi tormentare il nostro cuore? L'orchestra, diretta da Cinico Angelini, accompagna 20 canzoni, selezionate fra 240 composizioni inviate da altrettanti autori italiani. Al termine delle due serate, il premio verrà assegnato alla canzone Grazie dei fiori di Saverio Seracini, Mario Panzeri e Giancarlo Testoni. Interpretata da Nilla Pizzi. Formalmente nasce il Festival della Canzone Italiana, che tutti conosciamo come il Festival di Sanremo o più semplicemente come Sanremo. In realtà c'erano già state due edizioni del Festival della Canzone Italiana, nel 48 e nel 49, ma non ebbero successo. Fu nel 51, quando iniziò a credere nel Festival non solo Sanremo ma anche la RAI, che il Festival davvero decollò. Le prime edizioni furono anomale perché i cantanti erano pochi e i brani erano molti. Tanto che una volta Nilla Pizzi arrivò prima, seconda e terza. Si fatica a ricordare tutto questo a distanza di anni. Poi divenne invece la vera grande selezione dei cantanti a diventare protagonista, perché era difficile persino arrivarci a Sanremo, non solo poi cantare e poter vincere il festival. Ed è stato però il festival quasi sempre uno specchio del paese, anche negli anni di difficoltà. Quando è andato in difficoltà anche il festival, in fondo si raccontava attraverso le canzoni, che non sono canzonette ma sono il riassunto, il racconto, il reportage di un pezzo del paese che passa attraverso i sentimenti, ma anche attraverso molte metafore che usano i sentimenti per raccontare i dolori del paese. Ecco, il festival è cresciuto, è cambiato e ha continuato comunque a raccontare un'Italia che si ferma immancabilmente, come accadrà fra qualche giorno, quando tornerà il Festival di Sanremo protagonista non solo in TV ma nel paese, anche a livello internazionale, perché poi da lì nacque un contesto internazionale dedicato alle canzoni. Ecco, dicevo, anche fra qualche giorno, quando l'Italia si fermerà un po' per guardarci allo specchio e per vedere cosa è diventata oggi ma anche cosa è stata ieri. Allora, ricordare il Festival di Sanremo significa guardare alla propria vita di ieri e di oggi.